Niente, io mi trovavo verso l'una e un quarto in Piazza Malpighi, mi dirigevo in Piazza Maggiore. Quando transitavo da via Ugo Bassi, notavo a sinistra quattro persone che stavano picchiando uno dei netturbini, quello di Hera. Allora facevo inversione, puntavo i fari per far sì che smettessero. Scendevo dall'auto e dicevo: ragazzi, cosa state facendo? Lasciatelo stare. Sono venuti verso di me. E a un certo punto la ragazza, perché erano tre uomini e una donna, si è messa davanti e ha iniziato a spingermi dicendo: che cazzo fai? Vai via. E nel frattempo, logicamente, una donna non mi permetterei mai di toccarla. Ho abbassato le mani, quello dietro di lei mi ha sferrato un pugno in faccia che mi ha spaccato praticamente il naso. È iniziato a sanguinare. Da lì mi hanno buttato per terra. Mi ricordo che uno mi ha tirato un calcio in faccia, che mi ha preso i denti e il naso. Cioè, ti hanno chiuso per niente? E poi dopo mi hanno tirato dei calci alle costole e con una spranga di ferro me l'hanno data nella schiena e in testa. E mi hanno rotto delle costole e la testa mi hanno dovuto dare dei punti. E chi l'ha soccorso all'inizio? Mi ha soccorso dei ragazzi, tre ragazzi giovani, che mi hanno dato dei fazzoletti per tamponare la ferita. Intanto nell'immediato è arrivata la polizia perché io prima di scendere avevo attirato l'allarme satellitare che abbiamo sul taxi. Cioè i poliziotti, tempo un minuto, due, sono intervenuti, infatti li hanno arrestati subito. E la prognosi, ho letto, è di 10 La mia giorni. prognosi, no, la prognosi 22. mia è di 22 giorni. Quindi lei di specifico ha rotto le costole? Io ho le costole rotte, il naso presumibilmente fratturato e la testa rotta con dei punti di sutura. Io Perfetto, lei so che lavora molto di sera, lavoro solo di notte. quindi io volevo una sua riflessione su come lavorare di sera a Bologna, se è diventata più o meno pericolosa nel tempo. Negli ultimi 2 o 3 anni purtroppo è diventata pericolosissima. La città è in mano ai balordi, purtroppo fanno chiudere locali presto, perciò la città si svuota di persone per bene e si riempie di persone balorde. Questi qua solo perché questo poveretto gli ha detto vi spostate un po' che devo pulire, l'hanno aggredito. La città purtroppo è allo sfascio, la polizia fa di tutto, ma li arrestano e dopo Abbiamo 10 giorni finito sono con già fare anche le fuori e moschine. purtroppo il nostro lavoro è diventato impossibile. Ma lei ultimamente aveva avuto non episodi di questa gravità, ma simili? No, ho avuto varia gente che è scappata dal taxi senza pagare, minacce, ma arrivare a questo mai. I E i suoi colleghi? miei colleghi, sì, c'è stato poco tempo fa che un mio collega nella vicina via, lì dietro via Nosadella, gli hanno puntato una pistola alla faccia cercando di rapinarlo e lui è riuscito a dileguarsi a tutta velocità prima di essere rapinato. La pistola era finita, però non dirglielo, ci Dopo sono sì, dopo dopo ha diciamo risultato che la pistola ce ne era sono finita. delle belle. Quindi il servizio di sicurezza che avete sulla vostra vettura funziona o secondo lei ci vorrebbe qualche altra cosa per No, il tutelarvi? servizio ha funzionato benissimo perché quando noi diamo l'allarme, la centrale operativa nostra allerta immediatamente la polizia, che giungono sempre in pochi minuti. E purtroppo però ci vorrebbe la certezza della pena, se no è tutto inutile che abbiamo questi sistemi di sicurezza. Però in questo caso diciamo che Fanno anche Esatto. la cesta, gli In questo fanno. caso ha funzionato veramente bene. Il nostro lavoro è diventato impossibile. Va bene. Ma lei ultimamente aveva avuto non episodi di questa gravità, ma simili? No, ho avuto varia gente che è scappata dal taxi senza pagare, minacce, ma arrivare a questo mai. I E i suoi colleghi? miei colleghi, sì, c'è stato poco tempo fa che un mio collega nella vicina via, lì dietro via Nosadella, gli hanno puntato una pistola alla faccia cercando di rapinarlo e lui è riuscito a dileguarsi a tutta velocità prima di essere rapinato. Dopo ha Diciamo risultato che la ce pistola ne era sono finita. delle belle. Quindi il servizio di sicurezza che avete sulla vostra vettura funziona o secondo lei ci vorrebbe qualche altra cosa per No, il tutelarvi? servizio ha funzionato benissimo perché quando noi diamo l'allarme, la centrale operativa nostra allerta immediatamente la polizia, che giungono sempre in pochi minuti. E purtroppo però
ci vorrebbe la certezza della pena, se no è tutto inutile che abbiamo questi sistemi di sicurezza. Voglio ringraziare le forze dell'ordine che, essendo giunti immediatamente, hanno potuto arrestare gli aggressori e dargli alla giustizia, che sperando faccia il suo corso.